ringrazio il comitato per questo premio, per noi è un riconoscimento enorme che premia il nostro lavoro che consiste nel evitare un finale come quello di Anna Frank, no? Sapete, nei campi di concentramento all'ingresso c'era una grande scritta, diceva il lavoro ti renderà libero, ma era una bugia. In realtà sappiamo bene cosa succedeva in quei luoghi. Un'altra bugia e un'altra soppressione, oltre a quella nazista, che è molto attuale, è quella della droga. Viene proprio promossa la droga con delle bugie. Una di queste è che lo sballo non ti farà male, e che, oppure, visto che siamo in un ambito artistico, che la droga rende creativa. In realtà molti artisti sono venuti meno proprio per la droga. E nello stesso tempo è importantissimo, io sono orgoglioso di essere qua in mezzo a voi artisti, perché la vostra voce, il vostro messaggio può veramente influenzare la gente, e quindi è importantissimo, secondo me è veramente fondamentale, no? Il lavoro che voi fate, la vostra opera può portare un messaggio significativo a chiunque. Sono orgoglioso anche di dirvi che in quest'anno solare l'associazione Narco Non Astore ha salvato 112 persone dalla droga, riportandole alle loro famiglie come persone di valore completamente recuperate. Abbiamo fatto tantissima prevenzione nelle scuole, portando la verità su quello che è la droga veramente ai giovani, perché ormai bisogna arrivare alle medie, alle elementari quasi, perché purtroppo sono le bugie degli spacciatori che poi ti fanno cadere in questa trappola. Personalmente sono stato tossicodipendente per 12 anni, quindi la mia vita ha un buco nero nel mezzo. Sono venuto fuori grazie alla mia famiglia, sicuramente a questo programma meraviglioso e a questa associazione. Una volta che ne sono uscito ho deciso di dedicare la mia vita a aiutare le altre persone. La promessa che voglio farvi oggi, ringraziandovi per questo premio da parte di tutti noi, è che continueremo con un entusiasmo ancora crescente. Grazie a tutti.